Gentili lettori, come annunciato ieri, ci occupiamo dello spostamento per incompetenza territoriale del processo che vede imputato Ezio Stati, la figlia Daniela, consigliere regionale, insieme a Marco Puzzelli, suo compagno, Sabatino Stormelli e Vincenzo Angeloni. Il gruppo del Tribunale dell'Aquila, dopo 2 ore di Camera di Consiglio, ha accolto le richieste dei difensori e ha stabilito l'incompetenza territoriale del Tribunale Aquilano e rinviato il tutto alla Procura della Repubblica di Avezzano. Tribunale dell'Aquila, con questa decisione, così, stabilisce di fatto il tutto da rifare. Tempi lunghi, quindi, per cercare di dare una logica e un senso a questo processo? A questo punto ci chiediamo, ma non era il caso di verificare prima l'esistenza dei presupposti per poter esercitare l'azione penale? E ancor più, quando si ritiene necessario dover adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale? Grazie per l'attenzione.